Bentrovati alla terza edizione della TG6. Si è svolto oggi l'incontro in regione tra i sindaci del cratere e il presidente Luciano D'Alfonso sulla sicurezza delle scuole. Vediamo. Abbiamo affrontato il tema dell'edilizia scolastica che entro il 30 di dicembre deve trovare nei comuni dove l'edilizia scolastica è gravemente danneggiata e non conviene per quantità e qualità riparare. Allora è necessario delocalizzare. Oggi abbiamo fatto la conta, la verifica di quanti edifici devono essere delocalizzati nei comuni colpiti dal terremoto del 2016. Dalla riunione di oggi è emerso che soltanto Teramo Città ha due edifici che devono essere delocalizzati. Il resto sono edifici che devono essere riparati e risistemati con interventi puntuali. Noi abbiamo comunque verificato oggi anche il come conferire risorse umane ai comuni danneggiati e rientranti nel cratere, così come aiuteremo anche i comuni danneggiati fuori cratere. E abbiamo anche precisato qual è la sede principale di lavoro amministrativo che sarà Fossa. Così il presidente della regione Luciano D'Alfonso, che nella sua veste di vice commissario per l'emergenza sismica del Centro Italia, ha incontrato oggi i sindaci abruzzesi in consiglio regionale. La decisione principale è stata la delocalizzazione delle scuole materne di Villa Ripe e Via Tevere di Teramo, classificate E. È stato poi ribadito il ruolo centrale dell'ufficio speciale della ricostruzione del cratere sismico del 6 aprile 2009, l'USRC, anche per la nuova governance amministrativa. Rimandato invece il nodo delicato sul dove localizzare il nuovo ufficio territoriale, un tema molto caro al sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, che lo vorrebbe ovviamente nella sua città. Ritengo che la priorità sulle scuole sia giusta, che bisogna accelerare, sono perfettamente d'accordo e mi sembra che ci sono tutti i presupposti per far questo. Poi si sta parlando invece, come secondo argomento, dell'UTR. Io ritengo insomma che, ma non perché debba appendermi una medaglietta, credo che l'UTR per il terremoto 2016 non possa che trovare sede a Teramo, sia per le dimensioni dei danni che Teramo ha subito, ma anche perché comunque è comune capoluogo. Su questo credo che ci dovremmo aggiornare perché ovviamente ogni sindaco la vede in maniera diversa. Ecco, aggiorniamo un po' i numeri degli sfollati. Ma noi siamo arrivati quasi, arriveremo a 1.500, già nei prossimi giorni, siamo a 1.470, continuano purtroppo le ordinanze di sgombero, i danni sono tanti, insomma stiamo affrontando la situazione di emergenza, abbiamo ancora oltre 2.500 verifiche da fare, sono tante, questo mi preoccupa un po'. È sempre all'Aquila un bilancio regionale con poche risorse, appesantito dai debiti, arrivato oggi in aula. La seduta è slittata più volte. Andiamo ad ascoltare nel servizio le dichiarazioni della vigilia. Sarà un bilancio di previsione, quello che sarà approvato oggi o al massimo domani all'emiciclo, che sconta la scarsità di risorse, i pesanti tagli di trasferimenti da parte del governo centrale, appesantito dalla zavorra dei 51 milioni di euro che serviranno ogni anno e fino al 2025 a coprire il disavanzo accumulato dagli anni di finanze allegre e sperperi messi a conto delle generazioni future. A dirlo con disincanto al nostro microfono anche Camillo D'Alessandro del PD, coordinatore della maggioranza. Questo è un bilancio di svolta, diciamo così. Dal prossimo anno le cose dovrebbero migliorare sulla base di alcuni fattori anche tecnici legati alla finanza pubblica e quindi avere più risorse. In aula l'opposizione di centrodestra promette di assumere un atteggiamento responsabile, ma non risparmia critica a un bilancio definito senza anima e promette battaglia almeno su un punto, la riduzione delle tasse regionali aumentate al massimo quando la sanità era commissariata. Non ridà ai cittadini ciò che gli è stato prelevato negli anni. Noi siamo stati commissariati e ci hanno imposto una tassazione la più alta d'Italia. Oggi siamo usciti dal commissariamento, credo che i conti siano abbastanza risanati, soprattutto grazie al governo precedente di centrodestra, ma la tassazione rimane sempre più alta. Bocciatura della manovra anche da parte dell'opposizione del Movimento 5 Stelle. In commissione hanno bocciato le nostre ragionevoli proposte, protestano, e in aula arriveranno con 400 emendamenti. Parliamo di reddito minimo garantito, la proposta che è stata già precedentemente scritturata mediante legge dal nostro collega Mercante, l'abbiamo riproposto come emendamento perché riteniamo che la disoccupazione sia salita alle stelle e ogni anno aumentano i disoccupati e gli inoccupati in Abruzzo, quindi è necessario e doveroso un reddito minimo garantito per i tanti disoccupati. Abbiamo fatto proposte per finanziare la ristrutturazione delle case popolari, i fatiscenti che stanno crollando letteralmente, anche a questo hanno detto no.
E questa mattina ha fatto visita al carcere di Vasto ed in particolare alla Casa Lavoro il presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, Mario Marrazziti. Nella visita è stato accompagnato dal deputato Maria Amato. Sentiamo le loro impressioni nelle interviste. Vasto, come casa di lavoro in particolare, è la struttura più grande per questo tipo di misura, direi alternativa al carcere, perché non dovrebbe essere un carcere ma dovrebbe essere l'avvio a una vera esperienza di lavoro per chi è stato ritenuto in stato di pericolosità sociale, c'è questa norma, anche dopo aver scontato tutta la sentenza. In realtà quando c'è poco lavoro rischia di essere una seconda condanna e poi rischia di essere senza futuro. Io penso che il carcere di Vasto merita attenzione e la casa di lavoro di Vasto merita attenzione, perché credo che in Italia sia pochissima la consapevolezza del fatto che esistono dei luoghi dove c'è chi ha scontato tutta la pena, non esce ma continua a stare in una situazione di reclusione. Questa è una condizione non solo per cui siamo attenzionati a livello di Corte Europea, ma è una condizione che rischia di essere controproducente e non lo sa quasi nessuno. Io sono venuta più volte, per me è il tempo e il modo per seguire progetti che sono stati progetti lenti. Uno di questi è stato seguire i fondi e la realizzazione del capannone sartoriale. La direttrice mi diceva, mi ha accolto con una buona notizia dicendo che la visibilità che si dà con le visite a questo istituto coincide con l'accelerazione di processi che sono stati processi abbastanza lunghi. L'ultimo era proprio l'arrivo dei fondi e la disponibilità dei fondi per realizzare il padiglione sartoriale. E si sono celebrati ieri mattina nella chiesa di San Panfilo a Sulmona i funerali di Fabrizia Di Lorenzo, la ragazza di 31 anni rimasta uccisa nell'attentato terroristico di Berlino. Migliaia di persone nel giorno di Santo Stefano si sono unite al dolore della famiglia nelle esequie celebrate alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Andiamo ad ascoltare nel servizio alcune delle personalità che hanno reso omaggio alla ragazza, avvicinate dai colleghi di Vestina News. Giornata tristissima per Sulmona. Sì, una giornata molto triste per la nostra comunità. Ci uniamo tutti al dolore di questa famiglia e speriamo che fatti di questo genere non possano più accadere. Questo è l'augurio che noi facciamo, e in un abbraccio affettuosissimo ai genitori di questa ragazza, al fratello e a tutti i familiari. Non è possibile morire in questo modo. Assolutamente no. Che Dio fermi la mano assassina di questo sangue innocente per sempre. Il dolore, lo strazio per questa morte, per questa strage ennesima, ma vale il monito del Papa, del Vescovo, del nostro Presidente della Repubblica contro la violenza terroristica, contro la violenza in generale, per la pace. Straordinaria compostezza, straordinaria prova di umanità, costituisce un insegnamento per ciascuno di noi. Sono venuto proprio per essere proprio vicino alla famiglia, perché io sono uno emigrato e faccio i complimenti alla famiglia che ha lasciato questa ragazza coraggiosa di andare a lavorare in Germania, perché qui non ha trovato nessun posto di lavoro. Oggi c'è una comunità che si è raccolta intorno a una famiglia, un dolore infinito, accanto a tutte le istituzioni che hanno tributato la giusta, credo, presenza per una ragazza che è stata spezzata da un atto folle, ma che oggi ci deve far andare oltre, perché il vero messaggio è che oggi, proprio il giorno di Santo Stefano, bisogna pensare a ricostruire una comunità, a dare un senso a questo dolore e a ripartire nella maniera più giusta per stare vicino ad una famiglia che, insomma, oggi dovrà avere una forza incredibile per dare un senso a quello che è accaduto. Tanto vicino alla famiglia, tanto, tanto, tantissimo, anche nei giorni futuri, quelli che verranno, perché magari poi i primi giorni e dopo uno purtroppo, ma non viene mai dimenticato questo, troppo, una ragazza di Sulmona così giovane, 31 anni,
non va bene, ecco, non va bene. Oggi tutta Sulmona è qui per l'ultimo saluto a questa ragazza. Sì, sì, per pregare per lei, per i genitori. Fare forza alla famiglia. Senz'altro, proprio un abbraccio di cuore a tutta la famiglia. E il presidente Giuseppe Di Pangrazio ha ricordato questa mattina in apertura della seduta odierna del Consiglio regionale la morte di Fabrizia Di Lorenzo, chiedendo nell'aula di osservare un minuto di silenzio. Questa volta il dolore ci ha colpito direttamente perché una delle vittime è una giovane della nostra terra che aveva trovato una opportunità in una delle città europee dove i nostri giovani trovano lavoro e possibilità, ha affermato Di Pangrazio. Fabrizia, giovane abruzzese, aveva considerato l'Europa casa propria anche se avrebbe desiderato restare nella sua terra. Il sistema Europa casa comune deve rafforzare la sensibilità di tutti noi e deve dare la forza di essere costruttori di pace, di territori sicuri, perché c'è anche una parte di giovani che sceglie di vivere e lavorare in altri luoghi in Italia o paesi d'Europa che hanno conosciuto per motivi di studio o di vacanza. Questa vicenda, conclude Di Pangrazio, ha riacceso un grande dibattito riguardo le priorità che investono il nostro paese, ma anche la nostra regione, sul tema della disoccupazione giovanile. E sono migliaia gli insegnanti trasferiti lontano dalle proprie regioni a seguito della riforma della buona scuola, un esercito che oggi chiede al governo di rivedere il provvedimento che, dicono, genera nuova precarietà e divide le famiglie senza giusta retribuzione. Francesca Romana Testi. Esistono insegnanti di serie 0 o di serie A che possono vantare il lusso di lavorare nella propria regione di residenza. E poi ci sono quelli di serie B e serie C che la riforma della buona scuola ha spedito al nord. Milano, Ferrara, Belluno, Modena, l'elenco è lungo. Un esercito di migliaia di persone che si sono ritrovate a lasciare le proprie famiglie e andare a lavorare lontano per uno stipendio che basta solo a pagarsi l'affitto nella nuova città e il biglietto per tornare a casa, ma non tutte le settimane. Però noi siamo gli insegnanti del Movimento dei Nastrini Rossi, siamo i docenti che sono stati assunti dalla Buona Scuola su base nazionale e poi mandati in mobilità nuovamente su base nazionale e in maniera obbligatoria. Quindi noi, la maggior parte di tutti noi, abbiamo delle sedi nel nord a centinaia e centinaia di chilometri di distanza e siamo un movimento che riunisce gli insegnanti dell'Abruzzo, della Puglia, della Campania, della Sicilia, Basilicata e Calabria, perché questo è un problema che ha colpito soprattutto il centro-sud. Noi chiediamo che la nostra situazione venga definitivamente risolta perché abbiamo subito una grande ingiustizia, siamo l'unico gruppo di docenti che praticamente è andato su base nazionale ed è stato costretto a mobilità, quindi noi fondamentalmente chiediamo di poter tornare invece definitivamente a casa. Un flash mob diretto al governo che domani incontrerà i sindacati per ridiscutere le loro posizioni, tenendo bene a mente la vita che conducono le categorie B e C dal 2015 fino ad oggi. In Abruzzo siamo circa 400, i numeri però del sud sono enormemente più grandi, quindi tutti uniti diventiamo circa 25.000. Uno, due, tre! ...2016, bilancio negativo in provincia di Teramo nel settore delle costruzioni, il tasso di disoccupazione resta drammatico e nonostante i recenti terremoti l'intero comparto non sembra averne beneficiato. Secondo la FILEA CGIL Abruzzo, il vero problema è rappresentato dalla burocrazia. Tania Bonnici Castelli. Anno nero in Abruzzo e in particolare in provincia di Teramo per l'occupazione nel mondo delle costruzioni. Nonostante la regione abruzzese sia il cantiere più grande d'Europa dopo il terremoto dell'Aquila, il bilancio di fine anno è ancora drammaticamente negativo. Tuttavia, le recenti scosse sismiche e i considerevoli danni registrati nel teramano dovrebbero far pensare ad una ripresa locale del settore. Già dovrebbero, ma burocrazia e lungaggini non fanno prevedere nulla di buono. Nel 2016 il settore delle costruzioni degli edili non è stato brillante. Forse questo terremoto, è brutto dirlo, ma potrebbe rappresentare un'opportunità, è così? Ma intanto partiamo sempre dal concetto che il terremoto è una iella drammatica perché colpisce l'identità di un territorio, lo piega dal punto di vista economico, dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista sociale.
potrebbe diventare un'opportunità se la riprese, la ricostruzione parte rapidamente, velocemente. Noi abbiamo bisogno di cambiare passo, perché non è possibile fare una ricostruzione con i tempi del precedente terremoto del 2009. Solo la città di Teramo ormai conta oltre 3.000 sfollati, insomma abbiamo bisogno che le pratiche della ricostruzione vadano rapide, partano i cantieri, si dia occupazione agli edili, ne abbiamo tanti disoccupati, anche quest'anno purtroppo il dato è negativo, e quindi come dire, la ricostruzione può diventare l'occasione di una ripresa occupazionale nel settore. E poi un ufficio per la ricostruzione proprio a Teramo? Beh sì, credo che questo sia indispensabile. Insomma, la città capoluogo di provincia è stata colpita duramente, lo sono stati anche i comuni di Torricella e i comuni della Laga, però insomma il capoluogo è il capoluogo. E i dati della CNA confermano invece la provincia di Chieti come la locomotiva d'Abruzzo nel settore dell'export, a trainare soprattutto il polo dell'automotive, bene anche le esportazioni dell'agroalimentare. Alfredo Primante. Ancora una volta la provincia di Chieti, grazie al polo dell'automotive della Val di Sangro, si conferma la locomotiva d'Abruzzo per quanto riguarda le esportazioni. I numeri sono stati elaborati da uno studio messo a punto da Aldo Ronci per la CNA Abruzzo e rivelano tra gennaio e giugno del 2016 un incremento di 550 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2015, una performance che vale il 72% del totale dell'export abruzzese. Lo scorso anno, scrive Ronci, l'export in regione ammontava a 5,4 miliardi di euro, mentre nei 9 mesi di quest'anno è stato di 6,1 miliardi, registrando così un incremento di 660 milioni di euro, in cui a fare la parte del leone è appunto il Chietino, con un aumento di ben 550 milioni. Così, in un periodo che in valore percentuale fa segnare l'Abruzzo una crescita del 12,1%, quarto miglior risultato tra le regioni, contro appena lo 0,5%, su base nazionale, la performance della provincia più industrializzata d'Abruzzo spicca nettamente rispetto agli altri territori, che pure possono vantare a loro volta il segno più davanti alle rispettive cifre. L'ottimo andamento delle merci e dei prodotti in uscita dall'Abruzzo si distribuiscono sia in area dell'Unione Europea che verso lidi extracomunitari. Insomma, in uno scenario a tinte fosche per l'economia regionale, con le microimprese e l'artigianato nei panni del grande malato, non altrettanto si può dire sul fronte delle esportazioni, che vivono una evidente luna di miele con i mercati internazionali. Un esito favorevole cui contribuiscono, come da tradizione consolidata, i mezzi di trasporto, più 14,3%. Nelle province l'export è sostenuto all'Aquila dagli apparecchi elettronici ed ottici e dagli articoli farmaceutici, a Teramo dall'abbigliamento e dai prodotti in metallo, a Pescara dagli articoli farmaceutici e dagli alimentari, a Chieti, come detto, dai mezzi di trasporto. Ultimo capitolo, quello dell'agroalimentare, il cui export passa da 393 milioni di euro dei primi 9 mesi del 2015 a 411 di quelli 2016, ottenendo un incremento di 18 milioni di euro. E a fare la parte da leone questa volta è la provincia di Teramo, che da sola incamera la metà dell'incremento globale. Ed è positivo il primo bilancio dell'attività natalizia del comune di Pescara, soddisfatto l'assessore al commercio e grandi eventi Giacomo Cuzzica. Ascoltiamo. Primo resoconto delle festività natalizie. A Pescara l'assessore al commercio e ai grandi eventi, Giacomo Cuzzi, fa un bilancio delle attività messe in campo per la città. Sicuramente dei risultati importanti per quanto riguarda l'ordine delle presenze, l'animazione in quello che definiamo il centro commerciale naturale. Abbiamo messo in campo diverse iniziative, a partire da Luci d'Artista, quindi questo evento diffuso sulle luminarie, e il videomapping, il festival del videomapping in Piazza Salotto, che ha già fatto riscontrare un risultato molto elevato dal punto di vista del gradimento qualitativo, e tante presenze anche nel periodo e nei giorni di Natale e Santo Stefano, e poi tanti micro eventi tesi ad animare la funzione del centro commerciale naturale e a rigenerare l'attrattività nel periodo natalizio. Pescara non aveva mai avuto un evento diffuso in tutto il mese di dicembre, quest'anno dobbiamo dire che ci siamo attrezzati per far sì che quello che definiamo centro commerciale naturale potesse ospitare anche dal punto di vista degli eventi e dell'attrazione
tantissime persone, tutto questo unito ad un'offerta commerciale di qualità. Attesa poi per il concerto del 31 dicembre, che vedrà esibirsi in piazza Salotto dei Big. A calcare il palco ci sarà Pau con i suoi Negrita. L'evento è stato segnalato da Trivago tra le top 10 dei migliori appuntamenti di San Silvestro. Il 31 sera a partire dalle 23, un concerto importante, siamo stati selezionati da Trivago tra le 10 top città italiane appunto per i festeggiamenti di Capodanno e per le festività natalizie. Noi crediamo di aver fatto un buon lavoro unitamente ai commercianti e a tutti quelli che hanno creduto in questa progettualità che si è rivelata importante per le presenze ma anche per i numeri che sta facendo registrare. Presentato questa mattina nella sede della CGIL di Teramo il calendario della memoria 2017, la Costituzione raccontata dai bambini. Il progetto ha coinvolto 12 istituti comprensivi della provincia di Teramo, ognuno per ogni mese dell'anno, per un totale di 1000 piccoli alunni della scuola primaria. Il servizio. Eccolo il calendario della memoria 2017, realizzato con il coinvolgimento di 1000 alunni della scuola primaria della provincia di Teramo. Questa volta racconterà la Costituzione italiana che compie 70 anni. Il progetto, ideato e promosso dalla SPI CGIL di Teramo, è giunto alla sua terza edizione ed ogni anno i bambini si cimentano su grandi temi sociali. Quest'anno il tema è la Costituzione. I bambini l'hanno dovuta raccontare, come l'hanno raccontata? L'hanno raccontato come sanno raccontare i bambini i temi importanti, perché non è vero che non si possa approfondire con i bambini i temi, tra virgolette, quelli seri. Noi 3 anni fa abbiamo affrontato i temi delle feste laiche che caratterizzano la nostra vita, il 25 aprile, il 1 maggio, l'8 marzo, eccetera. 2 anni fa abbiamo affrontato addirittura il temone della Repubblica, quindi la nascita della Repubblica, che era il settantennale nel 2016, l'anno che si sta chiudendo. Il prossimo anno, l'anno del calendario, è l'anno invece della Costituzione. La conoscono i bambini la Costituzione? Ma secondo me sì, perché l'hanno raccontata molto bene. Noi gli abbiamo dato 12 temi, temi pesanti, temi come il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto alle libertà sindacali, i diritti e i doveri dei cittadini, ma gli abbiamo dato anche temi di attualità. 12 temi della nostra carta costitutiva, uno per ogni mese, ciascuno affidato a 12 istituti comprensivi della provincia di Teramo. Sfogliando questo calendario della memoria 2017, ci soffermiamo per esempio sul mese di ottobre, che tratta il diritto all'istruzione. I piccoli alunni teramani lo hanno raccontato con la frase di Malala: un bambino, un insegnante, una penna, un libro possono cambiare il mondo. E si ripete anche quest'anno, come da tradizione, la mostra dei presepi a Lanciano, arrivata alla 26esima edizione. Le opere sono visitabili nell'auditorium Il Diocleziano. Vediamo. 26esima edizione per la rassegna Riscopriamo il presepe, organizzata dall'Associazione Amici di Lanciano Vecchio nei locali dell'Auditorium Diocleziano di Lanciano. La mostra, che resterà aperta fino a domenica 8 gennaio, ospita come da tradizione espositori e presepisti da numerose regioni d'Italia che, grazie alla qualità e alla bellezza delle loro creazioni, contribuiscono a far conoscere ai visitatori l'antica ma sempre attuale arte del presepe. La mostra, inserita nel cartellone delle manifestazioni natalizie del Comune, è strutturata in 5 categorie. La più longeva è quella dedicata ai presepisti, con opere realizzate da espositori provenienti dall'Abruzzo e da altre regioni d'Italia. C'è poi lo spazio dedicato alla Natività nell'Arte, realizzata in collaborazione con la Pinacoteca della Natività di Rivisondoli, che espone alcune delle opere della propria collezione, appositamente selezionate nelle sale del Diocleziano. Ampio spazio riservato da 23 anni al concorso delle scuole è rivolto alle classi degli istituti di infanzia e delle scuole primarie e medie della provincia di Chieti. Un'esplosione di colori e di fantasia che insegnanti e piccoli studenti esprimono nella natività e nei paesaggi del presepe, che i visitatori sono chiamati a votare per decretare come ogni anno il vincitore. Da 7 anni la rassegna dedica un premio anche a Giuliano Pizzacalla, indimenticato custode dei monumenti cittadini e collaboratore instancabile della cultura lancianese. Il riconoscimento premia il miglior presepe realizzato dalle associazioni cittadine. Non manca infine il presepe umoristico Stalla Satira, il presepe dello spirito, giunto alla 5ª edizione, un'idea nata dalla collaborazione con il fumettista
Frentano Tommaso di Francesco Antonio, che espone insieme ad altri vignettisti i bozzetti che affrontano in maniera satirica alcuni temi legati alla tradizione natalizia. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Il bomber dell'Atalanta Alberto Paloschi, il sogno proibito per l'attacco del Pescara. I dirigenti biancazzurri sono a lavoro per preparare il mercato che si apre, ricordiamo, il 2 di gennaio. Nella finestra invernale dei trasferimenti, valigie pronte per Aquilani, Manai, Coda e Zuparic. Potrebbe partire anche Verre, destinazione Sampdoria. Jacopo Forcella. Niente vacanze per i dirigenti del Pescara, che in queste ore stanno lavorando al rafforzamento della squadra in vista dell'apertura della finestra invernale del calciomercato prevista per il prossimo 2 gennaio. Una situazione di classifica molto delicata ma ancora non compromessa costringerà i dirigenti abruzzesi ad effettuare diverse operazioni in entrata. Previste anche alcune cessioni, già ufficiale, la prima della gara di Palermo, l'addio del 32enne Alberto Aquilani. L'ex romanista dovrebbe infatti approdare al Sassuolo, dove arriverebbe in prestito. L'alternativa è la rescissione. Per la difesa c'è l'accordo con il 33enne difensore Guglielmo Stendard, che arriva dall'Atalanta. Il giocatore, già seguito la scorsa estate, andrà a rinforzare il pacchetto arretrato, che poi potrebbe arricchirsi anche di Cesare Bovo. Anche il giocatore attualmente in forza al Torino era stato avvicinato al Pescara lo scorso luglio. Con l'esperto di difensore ci sarebbe già l'accordo di massima. Per due centrali in arrivo, eccone due in partenza, Zuparic e Andrea Coda, ma è sull'attacco che si concentrano le maggiori attenzioni anche dei tifosi. Il sogno si chiama Alberto Paloschi, il 26enne bomber dell'Atalanta però è seguito da altre formazioni della massima serie. Si punta a chiudere per il prestito dalla Sampdoria del croato Ante Budimir. Ai blucerchiati piace Valerio Verre, che potrebbe trasferirsi anche subito in Liguria. Sempre per l'attacco, da non scartare le ipotesi Denis, Gilardino e Panderv. Dovrebbe restare invece a Pescara Jean-Christophe Baybeck, arrivato in prestito la scorsa estate dal Paris Saint-Germain. Sempre sul fronte arrivi, per il centrocampo si segue l'atalantino Carmona. Dopo Aquilani lasceranno Pescara anche l'attaccante Manai, che tornerà all'Inter, e il giovane Muric, che rientrerà agli olandesi dell'Ajax. In Lega Pro il Teramo venerdì giocherà l'ultima partita del 2016, che è la seconda di ritorno in casa del Bassano. In casa biancorossa c'è ancora rammarico per il pareggio prenatalizio con il Lumezzane, così come sottolinea il difensore Mattia Altobelli. Ascoltiamolo. Di giocare inizialmente non me l'aspettavo, poi per condizioni fisiche pure di Sales, che non stava molto bene, poi sì, adesso me l'aspettavo sì. A destra non è il ruolo mio, però mi hanno adattato lì e diciamo che sto cercando di adattarmi nel migliore dei modi. Cerco di fare il mio il meglio possibile e do il meglio. Se il mister ritiene che do meglio lì, per me va benissimo. Sì, sono stato adottato sì col Bassano, poi in Coppa Italia però mi hanno messo centrale. Ripeto, io non è facile stare fuori, però quando vieni chiamato in causa cerchi di dare il meglio. Abbiamo fatto una buona prestazione tutti, l'avevamo preparata bene e prima cercavamo di giocare, abbiamo creato, perché sinceramente di occasioni di loro nitide non me le ricordo, quindi alla fine non è che abbiamo rischiato chissà cosa. Purtroppo non facciamo altro che pensare a questo episodio, che magari potevamo avere due punti in più adesso. E non è un periodo molto bello, ci sono un sacco di difficoltà, problematiche, e noi, per quanto riguarda il gruppo di squadra, cerchiamo di comunque rialzarci sempre. Magari al pubblico non può apparire, ma noi cerchiamo comunque di dare sempre il massimo. E secondo me ne riusciremo fuori da questo periodo brutto. E ogni partita è quello. Io in allenamento ho sempre dato il massimo, dall'inizio ad oggi. Poi non è tutto servito nel calcio. E ripeto, come ho detto prima, nel momento in cui uno viene chiamato in causa bisogna farsi trovare pronto, perché quella è l'unica chance che uno ha. 24 squadre si sfideranno sotto l'occhio attento di vecchie glorie del calcio nazionale. A scendere in campo a Pescara dal 3 al 6 gennaio saranno i talenti under 14 dei più blasonati club italiani. Vediamo il servizio. È il secondo torneo nazionale Città di Pescara dal 3 al 6 gennaio. Quale sarà l'obiettivo?
Allora, innanzitutto l'obiettivo di questa amministrazione è dare l'opportunità di fare sport a 360 gradi, soprattutto per le fasce giovanili. Infatti sarà un under 14, sono 24 società, la buona parte di queste società vengono da fuori Abruzzo, comunque sono diverse società della provincia di Pescara più alcune di Pescara, quindi vogliamo creare questo evento che probabilmente tentiamo dopo Viareggio di creare un secondo evento a livello nazionale, uno dei più importanti, legato anche ad un aspetto anche sociale, anche perché tra i vari sponsor abbiamo l'Avis per creare questo aspetto legato alla donazione del sangue, quindi ci aspettiamo una massima partecipazione da parte di tutti i cittadini e speriamo, insomma, che le cose possano andare al meglio. Dove si svolgerà? Nei nostri 5 campi comunali, quindi Zanni, Flacco, Donati, Gesuiti e San Marco, dal 3 al 6, la finale il 6, ci sono società importanti come Juve, Lazio, Andra, Salernitana, Taranto, e sarà un bel momento proprio all'insegna dello sport, del sociale, con la partecipazione anche di tanti tecnici, alcuni giocatori in passato che sono state vere glorie anche della nazionale. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte.